ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. La baraccola trasformata in un lago di fango. Mentre in via Conca sono caduti degli alberi, il maltempo si è abbattuto anche nel capoluogo dorico. In particolare la situazione è più delicata nella zona della baraccola, che al mattino è stata invasa da un fiume di fango nella zona attorno al Maxi Cinema. Come puntualmente avviene ad ogni pioggia battente, si creano pesanti disagi al traffico in questa zona. I vigili del fuoco e gli operatori del comune hanno effettuato molti interventi per rimuovere alberi e rami pericolanti e pulire le caditoie per aumentare lo smaltimento dell'acqua. Allora, qui si allaga sempre una zona che conosciamo bene, via Primo Maggio. Qual è la situazione al momento? L'acqua da Candia. Viene giù l'acqua da Candia, viene giù il fango e tappa tutte le fogne. Ma intanto se non fanno una vasca d'espansione è sempre così. Quindi diciamo che questa potrebbe essere una soluzione? Penso che la soluzione è migliore, perché tanto siamo sotto il livello del mare, l'acqua in salita non ce va. Qui in passato ci sono stati anche degli incidenti, insomma... In passato hanno buttato via pure le macchine qua. Sì. Il problema di sta zona, essendo pianeggiante con tutte le colline intorno, quando fa queste, come chiamiamole, bombe d'acqua, comunque alluvioni, c'è il rischio di allagamenti. E soprattutto c'è anche il rischio di incidenti, perché comunque poi quando c'è tutto quel fango... Ovviamente è una conseguenza, sì, l'asfalto diventa ovviamente viscido, vischioso e bisogna avere una certa cautela nella velocità e sta insomma con una certa attenzione. In coda lungo la statale 16 e dopo verso le 11 già si è deliberata tutto il movimento delle macchine. Però si è scorso via abbastanza bene, a parte l'ingorgo in questo tratto, che a sua volta succede ogni volta che piove. Ecco, esatto, questo ti chiedo. Qual è la situazione ogni volta che piove? Ogni volta che si ammucchia, si accumula acqua proveniente da varie discese qui intorno, e di scuro le fogne non percepiscono bene il tiraggio delle acque quando piove tanto.